Abbiamo avuto una brutta sciagura in questa settimana. Il troppo calore purtroppo mi ha rovinato tutti i pomodori. Ho visto il mio campo dal verde passare al giallo in 3-4 giorni. Quanti gradi? Abbiamo registrato dai 37-38 gradi in su. Temperature sempre più in aumento, Coldiretti lancia l'allarme, coltivazioni a rischio, soprattutto nel sud Italia, come ci racconta Francesco nella sua azienda in Calabria, nel Crotonese, dove ormai il raccolto è andato perso. Vogliamo vederli questi pomodori? Camminiamo un attimo, guarda, non se ne salva uno, cioè sono tutti gialli, bruciati. Questo ormai è diventato un prodotto non commerciabile, nemmeno a livello industriale. Quanto si è perso qui? All'incirca stimato ho perso un 15-16 mila euro ad ettaro, quindi su 2 ettari saranno quasi 30 mila euro. Questo terreno sono fittuario e quindi dovrò pagare l'affitto, qua parliamo di 750 euro ad ettaro e purtroppo ora vedendomi questa catastrofe devo vedere come fare. Se l'estate prossima ci sarà lo Sarà così è inutile fare pomodoro. Quindi non li farai? No, è impossibile farlo, così non si può fare. Così Questo come? significa andare in fallimento le aziende. Se, specie se lo Stato non interviene su questo tipo di problema, purtroppo ce la vedremo brutta. Questi sono all'incirca 2 ettari Di anguria. di anguria, sì. E anche qui di quant'è la perdita? Qua ho perso 30.000 euro. Eccolo qua, c'è un colore che non è quello tipico dell'anguria. No, non è un prodotto più commestibile questo. Quali sono le possibili soluzioni per aiutare queste coltivazioni? Le tecniche che già l'azienda adotta sono delle tecniche di aridocoltura, l'attività diciamo di scerbatura chiaramente delle erbe, delle rotazioni, utilizzare dei prodotti innovativi anche come per esempio dei biostimolanti, però purtroppo chiaramente quest'anno non c'è stato niente da fare. Un colpo al cuore, perché così non possiamo andare più avanti.